Ciao, benvenuti a questo nuovo tutorial, video tutorial. Questa sera vorrei farvi vedere un attacco un po' più ampio, ovvero vorrei spiegare che non sempre l'attacco diretto, tra virgolette, cioè voglio dire, non sempre un attacco ha come obiettivo la conquista dell'host, della vittima, ok? Può succedere, può capitare che l'attaccante, il pirata, insomma chiamatelo come volete, abbia intenzione, cioè il suo scopo è quello di capire semplicemente delle informazioni, ok? Che so, user e password di un account di un social network, di un'email per leggere, per trarre profitto, insomma, ok? Quindi questa sera vorrei farvi vedere un attacco a un client, casa Microsoft, precisamente Windows XP Service Pack 2, e in un secondo momento cercherò di come dire, indirizzare l'utente quando cercherà di andare a navigare o visitare una pagina web precisa e con una tecnica di ingegneria sociale e cercherò di dirottare appunto questo utente affinché io possa vedere in chiaro, ovviamente, le credenziali del suo account. Adesso credo farò una prova con un account di Gmail, ma non è importante insomma quello che farò vedere, ecco, l'attacco a Gmail in sé, ma il significato, insomma, il senso di questa piccola dimostrazione, ovvero che scusatemi, basta una semplice dimenticanza, una svista, come abbiamo visto nel video precedente, e il tenere aperto il protocollo SMB, che ricordo è per la condivisione dei file stampanti, anche quando non è necessario, può portare effettivamente a un rischio maggiore, ok? Quindi ecco, il senso di questo video è questo, appunto, che bisogna stare attenti, insomma, bisogna valutare ogni singola decisione, sia per il PC personale o sia anche per una rete, okay? Di un ufficio, di un'azienda, va bene? Inoltre vorrei utilizzare l'interfaccia grafica del framework che abbiamo visto Metasploit, così andrò a introdurre qualcosa di nuovo e un nuovo strumento, sempre nel campo dei test, insomma, degli attacchi, con il quale mi permetterà di dirottare il traffico, okay, della vittima. Benissimo, iniziamo. Allora, io ho già scansionato, ho già effettuato una scansione con nmap la vittima, la vittima in questo caso è l'XP, ok, all'IP 102 101 finale, scusatemi. Bene, l'ho mandato e noterete che ha aperto solo due porte, okay? Ovvero la condivisione 139 e 445. Ecco, notate qua, ho messo una piccola difficoltà in più, ovvero ho attivato il firewall, okay? Quindi l'XP ha il firewall attivato, ok? E vediamo com'è possibile accedere, insomma, ok? Benissimo. Allora, eccola qua, io ho già attivato questa, che è l'interfaccia grafica, se la si può avviare da qui. Eccola qua, questa qua se la avvia e abbiamo l'interfaccia grafica. Io ho già mandato una scansione. Ok,
qui mi trova sempre solo le due porte aperte. Vi ricordo che c'è l'antivirus, scusatemi, l'antivirus, che cazzata, il firewall attivato, ok? Bene, ora andrò qui, cercherò l'attacco. Vediamo cosa mi dice. Prova a provare cosa fa, cosa farò. Andrò, cercherò di violare il sistema. Ecco qua. Usiamo quello dell'altra volta, ok? Perfetto. Vediamo se va. Lo lanciamo. Se va a buon fine, non è andato a buon fine. Vediamo, riproviamo. Ok, oh, eccolo qua. Scusate, mi ero dimenticato di fare il reverse. Vedete, è cambiato e l'abbiamo violato. Abbiamo aperto una sessione. Ok. Questo, abbiamo già preso il controllo di Windows XP Service Pack 2 con il firewall attivato, ma come ricordo è aperta la condivisione delle stampanti, ok? Vedete, qui ho messo questi lampi così. Allora adesso apriamo una shell, ok. Allora io adesso andrò, cercherò di, come ho detto prima, di manipolare l'utente a sua insaputa, ovviamente, affinché io possa leggere in chiaro, ovviamente, i suoi dati di un login. Io ne farò uno così come esempio, ma ripeto, l'importante è capire la logica, ok? Quindi andrò adesso, anzitutto vedo dove sono. Con questo attacco io ho già preso i permessi di amministratore, ok? Quindi andrò dentro a drivers, poi etc, ok, adesso vedo se sono dentro, benissimo, ls, ok, andrò a prendermi questo file qua di testo e lo vado a scaricare in locale, ok? Quindi vado a mettere nella scrivania, ok, perfetto, andiamo a vedere se effettivamente me lo ha scaricato. Eccolo qua, questo qua è il file, quello degli host, ok, dove si va a configurare, si associa un nome, un indirizzo IP, ok? Questo è un modo, così ho pensato di fare questo modo, ma ripeto, ci sono diversi modi, cioè non è che io abbia la verità assoluta. Insomma, qui metterò il sito di Google, .com, ok, e vado a salvarlo e lo salvo. Questo è solo un modo, ok, per fare questo attacco di ingegneria sociale. È un file, un semplice file di testo. Ho pensato di fare così perché alla fine vedrete che è molto semplice farlo, non ci vuole grandi cose, ok? Bene, ora lo andrò a sostituire, quel file che ho modificato. Infatti vi faccio vedere se qui, allora andiamo a vedere per capirci, allora Windows tac, System Drivers, metti sì, ok, vediamo, apriamo, ok, qua non c'è niente, ok, benissimo. Allora vediamo se siamo ancora all'interno. Ok,
Allora, io adesso andrò a oppare. Il file modificato. Lo metto sulla cartella corrente. Ok, benissimo. Andiamo a vedere se effettivamente è andato tutto a buon fine. Anzi, ls. Ok, adesso andiamo a vedere qui se effettivamente sono riuscito a caricare il file modificato. Drivers, PCP, apriamo. Ok, vedete? Benissimo. Ora è tutto pronto. Anzi, io ho messo 102, però avevo fatto sinceramente, mi è venuto il dubbio che vediamo. Ifconfig. Ah, ok, sì, è giusto. Bene. Ora devo preparare la trappola, ok? Devo attivare tramite appunto questa tecnica di ingegneria sociale, devo far sì che, come dire, attirare il traffico web della vittima verso la mia trappola, ok? Quindi andrò a preparare un. No, scusatemi, allora eccolo qua, ingegneria sociale 7. Per favore andrò a clonare il sito di Gmail, per esempio, ok? Quindi farò 1, la prima scelta, poi 2, website, ok? Qui andiamo a leggere la 3. Ok, facciamo 1, giusto, insomma, ripeto, per fare una prova, un test. Qui poi ognuno sta a voi, insomma, chi vorrà approfondire e fare delle prove, insomma, qua si può clonare dei siti, ok? Qua ci sono già dei siti come template, ok? Allora, qui devo dargli il mio indirizzo, ok? Quindi questo è l'indirizzo del server malevolo, ok? Bene, ecco, questi sono già pronti, vedete? Social network, Facebook, Twitter, Google, Gmail. Ecco, io sceglierò il Gmail, ok? Metterò 2. Ok, invio ancora una volta. Benissimo, adesso la trappola è pronta. Ora, l'ignaro utente, o vittima, insomma, sì, ok? Lui prende l'attaccante, ripeto, l'attaccante. Lui non deve fare altro che stare qui, attivato la trappola. L'esca è pronta, deve solo aspettare che, ripeto, che la vittima si colleghi al sito. Quindi io andrò a aprire Firefox, ok? Ah, qui è già, scusatemi, opzioni, andiamo a eliminare un attimo la rete Tor. No, ok, bene, io andrò a digitare, Dio santo, ok, www.google.com. Quando io adesso l'utente o la vittima darà invio, se tutto è andato a buon fine, scatta la trappola, ok? Andiamo a vedere, io do invio, qui mi dovrebbe iniziare a scorrere dei dati, vediamo se un get, un metodo get o qualcosa di simile. Eccolo qua, perfetto, ha funzionato, sta funzionando. L'attaccante qui aspetta. Ok,
Adesso lui caricherà, vedete? Questa è la pagina di Gmail, ok? Ora io qui andrò, ho la vittima, insomma, ho l'impiegato, il vostro amico, insomma, sì, ripeto, le varianti sono, non dico infinite, ma parecchie sicuramente, ok? Io proverò Stavros, gmail.com, qui digito la password e clicco per loggarmi, ok? Andiamo a vedere cosa succede. Ed eccolo qua. Allora, l'email è Stavros, ok, stavros@gmail.com, e la password è questa. Io ho digitato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ovviamente non è quella corretta. Ecco, avete visto che con la potenza di questo framework una svista oppure una vulnerabilità, insomma, anzi, ho sfruttato il fatto di aver trovato un client, un PC remoto che ha la porta 445-139 aperta e ovviamente non è stata patchata, non è stata aggiornata. Sono riuscito, ho attaccato la macchina, ho preso il controllo. Inoltre, sono riuscito a attuare un attacco di ingegneria sociale con lo scopo di reperire, di recuperare un account di posta elettronica. Ok? Questo, ho voluto fare questa piccola dimostrazione perché vorrei precisare che, ripeto, come ho esordito all'inizio di questo video, un attacco si può dividere in più fasi, ok? Quindi c'è la prima fase della violazione del sistema e poi ci potrà essere una seconda fase nella quale l'attaccante o il tester prova altre strade, altri attacchi o trappole, ok? Quindi mi raccomando, fate attenzione. E con questo è tutto, insomma. Io vi ringrazio per l'attenzione, spero vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video, ok? Ciao, alla prossima.